Migliora sensibilmente la situazione ad Agnone per quel che concerne i positivi, anche grazie ai tamponi a tappeto che proseguiranno per tutta la settimana. Contestualmente continua la campagna vaccinale. Da un lato è stata somministrata la seconda dose ai primi vaccinati, dall'altro hanno iniziato le vaccinazioni idealizzati dell'Alto Molise. Il sindaco di Agnone Saia è tornato ad occuparsi del caracciolo, che in questa fase, a suo avviso, potrebbe tornare utilissimo nella lotta alla pandemia. Rispetto a 3 settimane fa, dove abbiamo toccato il picco dei contagi di circa 80, la settimana scorsa siamo scesi a 31 e questa settimana a 13. Il numero dei guariti di questa settimana è 20 e il numero totale dei positivi sul territorio comunale è 108. In queste settimane sono stati eseguiti tamponi per 3 giorni a settimana e probabilmente anche la prossima settimana succederà la stessa cosa. Ci auguriamo che in questa settimana entrante il numero dei guariti aumenti notevolmente in modo tale da portare il numero dei positivi ad un numero via via sempre inferiore, anche se purtroppo si riscontra che questa terza ondata la positività tende a negativizzarsi con molto più tempo. Però facciamo gli auguri a tutti coloro che adesso stanno lottando contro questa malattia. È proseguita oggi la campagna vaccinale e è stato fatto il richiamo dei primi 120 vaccinati di 3 settimane fa. È andato tutto bene e a queste vaccinazioni si sono aggiunte anche le vaccinazioni per i dializzati dell'Alto Molise. Visto la grossa pressione che stanno subendo tutti gli ospedali regionali in seguito all'aumento dei contagi, noi, come abbiamo sempre fatto e più volte ripetuto alla dirigenza ASEM, in un rapporto di reciproca collaborazione, siamo ancora una volta a dire che l'ospedale di Agnone è un ospedale Covid-free e che il reparto per acuti è un reparto utilizzabile che può servire per alleggerire la pressione sugli altri ospedali regionali. Ribadiamo e riproponiamo questa cosa alla direzione aziendale e ai vertici regionali. Ci auguriamo che ci diano ascolto in un rapporto di reciproca collaborazione che in questa fase storica è necessaria.